Siamo soddisfattissimi del risultato di Fratelli d'Italia, del centrodestra, e anche le elezioni segnano un grande successo anche del presidente Marsiglio. A Chieti voglio evidenziare come Fratelli d'Italia diventa il secondo partito della città, sfiorando il 14%. Adesso ci sono i ballottaggi, noi ci auguriamo che il centrodestra riesca a ritrovare una compattezza e riusciamo a dare un buon governo, lo stesso buon governo che stiamo portando in Regione Abruzzo, anche a Chieti e ad Avezzano. Proprio Avezzano, vi aspettavate qualcosa di più? Ad Avezzano la situazione era un po' particolare, ovvero c'erano molti contenitori civici che hanno frammentato il voto. Sicuramente il voto che ha ottenuto Fratelli d'Italia, che comunque ad Avezzano è la terza lista della città e il secondo partito della città, è un dato che tiene conto della frammentazione e della presenza delle liste civiche, mentre il sentore e la forza di Fratelli d'Italia in Avezzano, l'abbiamo già dimostrato qualche mese fa, è sicuramente molto più alto. Fabrizio Di Stefano si aspettava di vincere al primo turno, insomma non ne ha mai fatto mistero in campagna elettorale. Sì, era una possibilità e secondo me anche una opportunità per la città per insomma, non avere altri 15 giorni di campagna elettorale. Così non è stato, anche lì ci sono stati diversi contenitori civici che hanno ottenuto ottimi risultati, ma voglio dire anche 5 anni fa il centrodestra è andato al ballottaggio a Chieti con percentuali leggermente inferiori, però sono convinto che l'esperienza di Fabrizio Di Stefano e la capacità del centrodestra di parlare alla gente di problemi reali, di progetti e di idee sicuramente saranno il valore aggiunto che porteranno il centrodestra fra 15 giorni alla vittoria. Senta, la situazione all'Aquila rimane sospesa tra virgolette con questi rapporti particolari, non ancora poco chiari, tra Fratelli d'Italia e la Lega. Biondi che farà? Biondi che cosa fa? Continuerà a occuparsi della città così come sta facendo, perché comunque anche questa situazione che si è venuta a creare al comune dell'Aquila non ha mai fatto interrompere né distratto il sindaco dal buon governo della città. Sì, ma politicamente, Sigismondi? Politicamente parlo, anche da un punto di vista amministrativo, politicamente sicuramente ci sarà un momento di sintesi anche con le forze del centrodestra, in particolar modo con la Lega. Lega e Fratelli d'Italia sono il motore del centrodestra e siamo consapevoli che se c'è un futuro per il territorio dovrà sicuramente passare per il centrodestra e per l'asse Fratelli Italia-Lega.